La categoria Super Champion torna in pista sul circuito di Adria in occasione delle finali internazionali della Champion Kart 2015. Tra i volti nuovi presenti in occasione del prestigioso appuntamento vi sono il pilota lituano Titas Jurkonis, il quale va ad aggiungersi al connazionale Joris Dumčius e l'olandese Jesse Dorenbos. La giornata di gara viene preceduta dalle premiazioni del campionato nazionale, a suggellare il trionfo di Andrea Bristot davanti ad Alessandro Grandi e al russo Roman Collier. Le qualifiche vedono svettare il duo del team driver con Grandi che precede il compagno Bristot, mentre in seconda fila si piazzano Jurkonis e Ettore Lobue, quest'ultimo presente per l'occasione al via in Super Champion. La partenza di gara 1 vede subito Grandi mantenere la testa, mentre Bristot è autore di uno start difficile che lo vede perdere ben 4 posizioni. Lobue e Jurkonis si danno battaglia per la seconda piazza, con Bristot che scavalca Dumčius e Dorenbos, transitando in quarta piazza al termine del primo giro. Numero 44 continua la sua rimonta, avendo la meglio nel secondo giro anche nei confronti di Lobue, a sua volta scavalcato anche da Dumčius. La gara è subito scoppiettante, con Grandi e Jurkonis che tentano di prendere il largo e di lituano che infila il rivale con una decisa manovra nel corso del quarto giro. Ad approfittare della bagarre anche Bristot, che rientra sul duo di testa dando vita ad un terzetto indiavolato. Il bellunese e Jurkonis si scambiano più volte la posizione regalando spettacolo, con Grandi che tenta di mantenere un margine sufficiente per difendere la leadership. Transitare per primo sotto la bandiera scacchi è proprio il numero 38 che precede Bristot e Jurkonis, separati da soli 88 millesimi. Nel dopogara però arriva un nuovo colpo di scena. Grandi viene squalificato dopo le verifiche tecniche, con i 25 punti del vincitore che vengono quindi assegnati a Bristot, davanti a Jurkonis, Dumčius e Lobue. Le prime gocce di pioggia iniziano a cadere sul circuito di Adria proprio mentre la seconda manche della Super Champion prende il via. A farne le spese è subito il poleman Bristot, il quale commette un piccolo errore in uscita di curva 1 con Jurkonis pronto ad approfittarne per prendere il comando. Buona anche la partenza di Ettore Lobue, il quale scavalca Dumčius nel corso del primo giro salendo in terza posizione. Pioggia aumenta rapidamente di intensità e ad interpretare al meglio le condizioni della pista è il lituano Jurkonis, il quale costruisce un buon margine nelle prime fasi di gara su Bristot, il quale deve tenere a bada un gruppetto formato anche da Lobue, Dumčius e Dorenbos. A risalire velocemente dalle retrovie anche il pilota del team Karting Roma, Davide Delfante, che si inserisce in quarta posizione alle spalle di Bristot, a sua volta costretto a cedere la seconda piazza a Dumčius. La
rimonta di Delfante però finisce nel corso del quinto giro, quando il numero 23 è autore di un testacoda che gli costa diverse posizioni. Mentre Jurkonis prosegue la sua fuga solitaria, Bristotto è costretto ad artigliare almeno il secondo posto per tentare di assicurarsi il successo assoluto. Il 44 non perde tempo e attacca Dumcius, il quale poco dopo finisce lungo in staccata, cedendo il passo anche a Doremos e Lobue. Ormai è sempre più insidiosa, ne approfitta Lobue per scavalcare Bristotto, mentre davanti Jurkonis sembra essere in difficoltà e vede i propri avversari avvicinarsi giro dopo giro. Grande è costretto al ritiro, mentre Lobue riesce a portarsi a meno di 3 secondi dal leader in una pista ormai ai limiti della praticabilità. La direzione gara interviene prontamente, esponendo la bandiera rossa a 4 giri dal termine. Essendo stato completato il 75% della distanza prevista, la gara viene regolarmente omologata e Jurkonis conquista i 25 punti, fondamentali per assicurarsi il titolo di campione internazionale 2015. Bristotto chiude la prova al terzo posto ed è costretto ad accontentarsi della piazza d'onore in classifica, con Ettore Lobue che conquista il terzo gradino del podio. Gara 1, partivo col quarto tempo dalle qualifiche, non sono riuscito a tenere il passo dei primi che andavano veramente fortissimo, ho chiuso meritatamente diciamo al quinto posto, poi in realtà ho guadagnato una posizione per Alessandro Grandi che è stato retrocesso e quindi ho guadagnato una posizione. Sono ripartito quarto in finale e questo mi ha dato la possibilità di combattere poi una condizione che a me piace moltissimo, che è quella della pista bagnata, addirittura con le gomme slick. Beh, quest'anno è stato per me impegnativo perché col team, con i ragazzi che seguo, mi sono veramente impegnato al 110%. In più ho fatto anche la scommessa di saltare di categoria, passare dalla senior alla super champion, e quindi anche come soddisfazione sono molto contento per questa finale internazionale 2015. Per l'organizzazione non ho nulla da dire, anzi devo fare un apprezzamento alla famiglia Parolin per come hanno gestito questi 2 giorni di gare. E basta, speriamo l'anno prossimo di continuare così e continuare soprattutto a divertirci tutti. Ciao a tutti e al prossimo anno. Allora, sono partito in seconda posizione e sono sfilato la prima curva a quarto, quinto, poi sono riuscito a recuperare fino alla seconda posizione e giravo come Alessandro. Dopo però il mio compagno di squadra ha perso il filtro e quindi è stato squalificato e mi sono aggiudicato il primo posto. In gara 2 siamo partiti con il bagnato, leggermente bagnato. Mi sono trovato in difficoltà subito, non riuscivo a trovare il giusto feeling con il mio kart e la situazione è andata impeggiorando e sono arrivato secondo, terzo. E questa finale internazionale è andata piuttosto male, ero venuto qua per vincere ma non sono riuscito a farlo insomma. Ringrazio il team driver, i miei genitori che mi permettono di fare questo sport e la Mad Racing Kart. Okay, pre finale was I had a problem with karts, so I was third place and I start in third place and I finish in third place, so it's good. That's all. Final was rainy. This is my best weather. I like this weather, so I just win. I don't know how to say it. Yes, I like it because it's so nice. World champion. It's so good. I don't know. Okay, ciao. Bye.